Buongiorno, se vi siete collegati a questo canale YouTube del Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino, avete a disposizione una serie di video che abbiamo predisposto per raccontare il nostro progetto di ricerca. Il nostro progetto di ricerca si chiamava Isole di convivenza, modelli e pratiche per la convivenza interculturale. Io sono Barbara Sorgoni, sono un'antropologa e ho coordinato questo progetto che ha ricevuto il sostegno della Cassa di Risparmio di Torino e del Dipartimento CPS ed è stato svolto tutto da antropologi e antropologhe che hanno diversi ruoli all'interno dell'Università di Torino, che si occupano di tematiche e anche di aree geografiche distanti o diverse tra loro, tutti però. E tutte eravamo interessati a studiare, esplorare il fenomeno complesso delle relazioni sociali in circostanze, in contesti interculturali. Con questo progetto volevamo in primo luogo esplorare cioè diverse forme di convivenza, i modi, pensiamo, di vivere insieme che differenti società hanno sperimentato anche cercando di vedere se saremmo riusciti a reperire dei modelli utili. Naturalmente ci interessa soprattutto condividere le nostre riflessioni, potendole discutere con un pubblico interessato, ma non necessariamente specialistico. Per questo motivo alcuni di noi a turno hanno partecipato agli incontri che abbiamo tenuto con degli istituti scolastici nella provincia di Cuneo, grazie alla partecipazione dell'associazione Apice. E abbiamo inoltre organizzato dei dialoghi con i servizi del Comune di Torino, in questo caso grazie alla partecipazione del Centro Interculturale della città di Torino. A volte alcuni di noi hanno partecipato a entrambi i tipi di incontri. Chi siamo dunque noi? Il gruppo di ricerca era composto dai professori Adriano Favole, Francesco Remotti, Paola Sacchi, Paolo Viazzo e la sottoscritta, dalle dottoresse Laura Ferrero e Lara Giordana e dal dottor Enrico Nivolo. Quando però è esplosa la pandemia, abbiamo deciso di sostituire il convegno finale che inizialmente avevamo previsto con appunto questo insieme di video che trovate qui e che ci consentono, ci auguriamo, di raggiungere un numero molto più ampio di persone. Dunque, oltre a questo video, diciamo così, introduttivo, ne troverete altri. In particolare, troverete un video con una relazione tenuta dal professor Remotti, e questo è l'unico che mi sento di consigliare di ascoltare per primo, perché attraverso esempi etnografici tratti dal contesto di lavoro di campo pluriennale di Remotti presso i Banande del Congo, Remotti illustra i motivi che hanno portato tutti noi a scegliere come parola chiave del nostro progetto il termine convivenza. Per il resto, i video potete ascoltarli nell'ordine che preferite. Vi basterà probabilmente sapere che nel video di Adriano Favole trovate una riflessione sui concetti di convivenza tra gruppi culturali diversi e dunque una riflessione sulla diversità culturale attraverso casi che ci portano in Oceania e nelle isole dell'oltremare. Così come rimaniamo nelle isole dell'Oceania con il video di Lara Giordana, che però esplora le forme di convivenza tra umani e non umani, alla ricerca di questa relazione anche nei contesti precoloniali, quindi prima che missionari e colonizzatori arrivassero in questi luoghi. Il video di Laura Ferrero invece tratta di un'isola molto particolare, ha circoscritto come se fosse un'isola, un contesto urbano nella città di Torino, un esempio di occupazione abitativa che ha analizzato come esempio per mostrare in che modo la città
abbia saputo accogliere istanze di accomodamento, potremmo dire. Nel video di Enrico Nivolo trovate poi degli esempi di dialogo interculturale all'interno della scuola italiana, in particolare guardando al modo in cui gli scherzi e dunque la comunicazione ironica o scherzosa possa contribuire a costruire dei rapporti interculturali anche solidi. Infine, con il mio video ci avviciniamo invece al tema delle forme di accoglienza che sono oggi predisposte per i migranti della contemporaneità, dunque i richiedenti asilo e i rifugiati, soprattutto in Italia, ma anche un po' in Europa, vedremo. E cercheremo insieme di vedere se possiamo parlare in questo caso di convivenza o piuttosto di forme di rifiuto e di quella che forse potremmo chiamare piuttosto sconvivenza. Adesso lascerei la parola al mio collega Adriano Favole, in modo che possiamo ascoltare insieme alcune riflessioni sul senso del lavoro che vi proponiamo. Alla fine di un percorso di ricerca abbiamo pensato che era bene fare un po' un bilancio di quello che questo progetto intitolato Modelli e pratiche per la convivenza interculturale, che è stato finanziato dalla Fondazione CRT e portato avanti da un insieme di docenti che fanno riferimento al Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino, abbiamo pensato che era appunto bene fare un bilancio e dirci dove eravamo arrivati. Un progetto sulla convivenza interculturale ci è parso utile per due motivi principali. Il primo è studiare e riflettere sul modo in cui in diverse società umane, dal Mediterraneo alle Alpi, all'Oceania, alle città metropolitane come Torino, che ospitano molto migranti, ecco, come diverse società umane hanno organizzato la convivenza, dando vita a dei modelli, no? Che noi non abbiamo inteso nel senso, come dire, positivo del termine, no? Come idealtipi o come meglio, come modelli ideali, volevo dire, ma come schemi di organizzazione dello stare insieme. Questi modelli possono essere espliciti, giuridicamente fondati o guidati, o più spesso sono dei modelli impliciti, sono dei modi in cui nella pratica le persone di diversa origine stanno insieme. Quindi abbiamo fatto ricerca su questi modelli, ci siamo confrontati, li abbiamo messi a confronto. E questa è, diciamo, la parte più da strettamente ricercatori, insomma, il nostro compito che abbiamo svolto come strettamente ricercatori. Il secondo motivo per cui abbiamo dato vita a questo progetto è che spiega anche il coinvolgimento della CRT come attore del territorio e chiederci quanto questa varietà di modelli possa aiutarci nell'affrontare un compito che ogni società umana è chiamata a svolgere, che è appunto quello dell'organizzare il vivere insieme anche di persone che sono portatrici di valori, di visioni del mondo, di abitudini più o meno differenti. Se volete, questi due punti corrispondono a due missioni principali del nostro lavoro universitario. Il primo è appunto quello della ricerca. Il secondo, che oggi si chiama terza missione, ha a che fare con la disseminazione dei risultati della ricerca, intesa per noi come un momento di confronto, un momento di relazione. E io mi auguro che, anche se questo confronto l'abbiamo dovuto fare a distanza, anche per le ragioni della pandemia, questi nostri interventi daranno vita a delle reazioni, ci auguriamo di ricevere dei commenti. Una manifestazione non solo di interesse, ma anche critica, perché la terza missione dell'università non è disseminare sapere da chi sa a chi non sa, ma è, come fanno poi gli antropologi nel loro mestiere, è far circolare le voci e le informazioni. Infatti io la chiamo economia circolare della conoscenza, questo aspetto del nostro lavoro. Dal punto di vista del metodo di lavoro, sarò brevissimo, noi abbiamo utilizzato principalmente due metodi di
tipici dell'antropologia culturale, ormai non solo più dell'antropologia culturale, l'etnografia o ricerca di campo, nel senso che siamo specialisti di Mediterraneo, di Oceania, di Europa, di Italia, di Torino, specialisti che fanno ricerche di campo, cioè per un certo periodo vanno a vivere con le persone, sperimentano il fatto di vivere direttamente insieme agli altri, no? E a partire da questa esperienza e dalla raccolta di documentazioni, interviste, video, annotazioni sui vecchi taccuini, no? Cercano di capire, no, questi sistemi di convivenza, come funzionano, quali sono, quali attriti provocano e così via. Il secondo metodo che abbiamo utilizzato è quello comparativo, che è un po' al cuore di questo progetto Modelli e pratiche per la convivenza interculturale. Noi riteniamo che l'umano, si può usare una categoria così ampia, si capisca mettendo a confronto quello che avviene in diverse società. È per questo che non ci spaventa paragonare, che so, un'isola polinesiana con quanto avviene oggi a Torino, o la vita di un villaggio alpino con un'antica città del Mediterraneo.